quindi adesso lavoriamo due prese ai polsi, ok? Presa bene, ricordiamoci tanto sempre che le mani si liberano, la presa si libera sempre in questo modo, quindi basta far ruotare le avambracci, gomiti all'interno e comunque mi libero. La cosa importante è, quindi forte, è mai farlo di gomito, cioè se io faccio questo diventa una lotta di forza, invece gomito basso, stretto e qua si apre. Però la tecnica numero uno fa questo, usa questo principio perché mentre va a liberarsi una, aiuta l'altro a liberarsi e rientra. Quindi devo giocare un pochino, ok? Cioè questa volta devo giocare proprio sulla forza, uno, velocità, uno. Eseguo una o l'altra come sono comodo, posso anche fare ovviamente questo, però questa potete eseguirla sulla base di come siete voi comodi. Personalmente sono comodo a farla colpendo col sinistro e rientrando diverso. L'altra è proprio innaturale. La numero 2 invece va a cercare i suoi polsi. Il principio è lo stesso, esco e prendo. Ok? Sempre si strattona, uno, presa, si entra. Ok? Sinistra su, destra, no scusate, la sua destra su, la sua sinistra sotto, spalla, rottura. Ok, rottura e proiezione, anche qui scelgo il lato favorevole a me. Attenzione che se cambiate il lato dovete cambiare ovviamente la posizione della braccia, altrimenti manca la leva. La proiezione si fa perché lo proietto, non esistono movimenti per avvantaggiarlo e non rompergli le braccia, ovvero non è che gli faccio, gli mollo i polsi, lo faccio girare e comodamente lo proietto, no, dovete essere in grado di proiettare lui con la leva alle braccia senza spezzargli le braccia, perché voi lo proiettate da qua, ok? Qua tiro, proietto. Ovvio che se nella tecnica di difesa io considero questo, uno, crack,